Benvenuti amici di bytesidea.net. Quest'oggi siamo qui con questa per la recensione della Fujifilm Instax Mini 90. Allora, come avete potuto vedere nell'unboxing che ho fatto un po' di tempo fa, mi è stata mandata per provarla sul campo con tutta una serie di pellicole e sono qui per darvi le mie impressioni. Allora, innanzitutto devo premettere che è divertentissimo, è molto old style, molto anni 90 perché fa le Polaroid, quindi diciamo che è molto vecchio stampo, ma devo dire che è divertente, uno riscopre il piacere della fotografia semplicemente punta e scatta. Allora, innanzitutto partiamo a dire che la batteria è ricaricabile ed è stabile, si carica attraverso questo trasformatore. In sovraimpressione scorreranno le immagini per farvi vedere meglio per l'appunto sia la batteria che come si ricarica. È una batteria da pochi miliamper, mi pare da 1200 mAh. Anzi, no, da 700 mAh, che però dura effettivamente una vita. Io ho fatto più circa diciamo i 200 foto e solo dopo la 200esima foto si è scaricata, quindi veramente tanti tanti scatti con queste pellicole. Considerate che per scattare veramente 200 foto uno ci si è messo veramente di impegno. Come possiamo vedere, la camera è veramente molto facile da utilizzare, c'è un tasto l'accensione e spengimento, c'è il mino che è il classico mino passante, non è nient'altro, e il flash, ecco qua. Possiamo vedere che se andiamo ad aprire l'obiettivo viene fuori, ha una sporgenza, diciamo una certa importanza, ma nulla di grave. Mentre nel lato posteriore troviamo semplicemente i tasti che permette di gestire le varie modalità. Le modalità sono macro, scatto bulb, quindi che noi decidiamo quanto tenere aperto l'obiettivo, panorama, quindi una messa a fuoco da oltre 3 metri, scatto bambini, che sarebbe modalità sport, nel senso per fare uno scatto rapido a soggetti in movimento, e poi lo scatto più importante che va utilizzato con il flash, che è la modalità party, perché se voi fate una foto con uno scatto normale, semplicemente la macchina non prenderà la luce dello sfondo sul flash, ma soltanto del soggetto in primo piano. Quindi avete il soggetto sparaflashato per l'appunto e tutto il resto buio. Mentre se mettete in modalità, diciamo, party, avete tutto il sensore riesce a catturare la luce di tutto il flash, quindi anche la luce di fondo, il che è molto importante. Come potete vedere, vi faccio vedere, prendo qui le foto, poggio la macchina. Le foto sono di questo formato mini che sono molto interessanti. Ecco qua, sono molto divertenti. Hanno colori stile anni 80, proprio come le vecchie Polaroid. Diciamo che, come tempo, una volta scattata la foto, si ha bisogno di 1 minuto per vederla effettivamente uscire, perché all'inizio usciranno bianche per vedere, diciamo, i contorni. I colori e la definizione finale della foto di solito sono 5 minuti buoni che li dovete lasciare. E con l'occasione mi hanno mandato anche questo album che contiene 60 foto ed è molto carino perché permette per l'appunto di raccogliere tutte le foto in questo colore arancione. Vi metterò il link in descrizione. Bene, come ci sono trovato con la macchina? Devo dire, è stata, come ribadisco, è stata veramente divertente perché consente. No, ecco cosa mi sto dimenticando. Ha anche il supporto per il cavalletto, molto utile, come la tracolla in vera pelle, molto carina. Consente di fare quelle foto di ricordo, non sono foto tecniche, non sono foto d'abilità, perché come potete vedere il mino è spostato rispetto appunto all'ottica e quindi le foto erano leggermente decentrate, quindi non potete fare i palazzi veramente dritti al centro della foto oppure rispettare le varie regole della fotografia. Vedete un po' prenderci la mano e farla alla buona. Io mi sono veramente divertito, è un ritorno piacevole agli anni 90 alla Polaroid, devo dire con un costo tutto sommato molto agevole, perché questa camera sta intorno, la potete trovare su Amazon intorno ai 130 euro, e più o meno le cartucce che contengono 10 fotografie hanno un costo di 15-16 euro, quindi circa 1,5 euro a foto, più o meno siamo lì. Come potete vedere, si apre lo sportellino qua dietro, come già vi ho fatto vedere nell'unboxing, e queste qua sono le cartucce. Io utilizzo le cartucce, sono molto utili perché se andate in giro e scattate parecchie foto, non sapete dove metterle, solitamente nello zaino si possono rovinare. E io utilizzo le cartucce per rimettere la foto all'interno, in modo che una volta che ho finito una cartuccia ho non solo le 10 foto direttamente qua dentro, ma anche se le metto nello zaino rimangono protette, non si rovina, non si rovina il colore, non si segna, perché facilmente sono molto piegabili essendo piccolini.
Diciamo vale la spesa? Beh, secondo me sì, se volete divertirvi, una fotografia di ricordo, vecchio stampo, senza pretese, cioè prendete, scattate e vi ricordate il momento. Non è importante la tecnica, il colore, il controsole, la luce, i pixel, queste cose qua. È una foto ricordo che potete conservare per l'appunto in questo album, veramente in modo facile, divertente. Faccio vedere alcuni esempi di la camera, spero che abbia messo a fuoco. E per darvi l'idea, tipo cartoline, ecco qua, faccio vedere alcune della mia vacanza in Grecia. Devo dire che è stato veramente divertente. È piacevolissima, la batteria dura 200 scatti, quindi non vi dovete star preoccupati di caricarla, perché veramente sono tantissimi 200 scatti. Considerate che ogni cartuccia ha 10 foto all'interno, quindi ogni 10 dovete stare ad aprire la macchina e cambiarla. Io ve la consiglio, l'ho provata. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, se non vi è piaciuto ditemi perché nei commenti. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link sia per l'acquisto della macchina sia per i link del mio canale per contattarmi e tutto quanto. Se vi fa piacere interagite, seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook, seguitemi sul sito bytesidea.net, visitatelo. Con questo ho concluso, un saluto da Massimiliano a tutti voi. Ciao e alla prossima!